Buonasera ragazzi, eccoci qua con un nuovo elettroutensile di quelli come piacciono a me. Vi ho portato una fresatrice per lamelli della Makita, o lamellatrice se preferite, se la chiamate così. Poi noi tra artigiani la chiamiamo il lamello, portami il lamello, anche se in realtà lamello è un marchio registrato di un'azienda che per prima ha inventato questo tipo di ferramenta. Questa la trovate di un milione di marchi, professionali, iperprofessionali, economici, hobbistici, iperhobbistici, trovate anche roba 24 euro in giro, fino ad arrivare ai 1000 rotti di un lamello Clamex, di un lamello originale ZP2 e quant'altro. Vabbè, comunque non perdiamoci in chiacchiere, perché qua si parla di Makita stasera, si parla di Makita. Questo è lo strumento, eccolo qui, ve lo mostro da una parte, frontalmente, da questo sorriso viene fuori la lama, il disco, che dopo ci permetterà di fare la mortasa, la fessura lasola se preferite, nel legno per mettere gli appositi biscottini in legno. Ve lo mostro dall'altra parte, sotto e sopra, eccolo qua. Bene, perfetto. Vabbè, è uno strumento che ormai è a conoscenza di chiunque si dedichi al legno, sia come professione che come hobby. Io però passo a leggervi l'etichetta. Makita, modello è PJ7000. Là nella scatola dice PJ7000J, quel J penso sia riferito al fatto che è una dotazione con la valigia, comprendente la valigetta, però di questo non sono sicuro. Questo è un esemplare del 2017, cos'altro può dire qui? 700 watt, anzi 701, cioè uno in più. 11.000 giri al minuto. Una cosa particolare di questo modello, o perlomeno in quel periodo aveva questa particolarità, non so se adesso con l'ultima produzione è cambiata, è che io non ho mai visto su nessun'altra attrezzatura, è che è fatto dove? Se lo fanno in casa in Giappone? No, nei loro stabilimenti? No. Le fanno fare in Asia, in Cina, da quelle... No. Made in USA, cari. Made in USA. Questo lo fanno negli Stati Uniti. Non so perché. Proprio negli Stati Uniti. Comunque questa è fatta in USA. Bene. Una cosa che vi segnalo subito è che il corpo macchina è abbastanza piccolo da poter essere afferrato comodamente. Sì, mi sono prestato la mano. Vabbè. Da poter essere afferrato con comodità, quindi anche per chi non ha le mani molto grandi, questo ha questa comodità. Sopra questa bella maniglia di dimensioni generose, ma che comunque è dotazione di qualunque altra lamellatrice. Qui abbiamo, la tiro giù, una guida per l'utilizzo angolato, ok, che ha uno scatto ai 45 gradi, tutti gli altri ve li dovete fermare voi a vostro piacimento, il 45 invece, che è poi quello che si usa di più, oltre al taglio ovviamente a 90, oltre all'utilizzo a 90, è quello che si usa di più, è 45 oppure 0, diciamo che alla fine si usa di più il 90 dopo lo 0 per fresare su una superficie piana come l'interno di un fianco di un armadio, e ogni tanto capita anche il 45, vabbè, comunque più roba da professionisti quella. Da questa parte il solito castelletto con 0, con le misure 0, 10, 20 e max, ok, fammi vedere così, ok, con il max va a sprofondare bene completamente, vabbè, comunque le misure dei lamelli, o dei biscotti, che dir si voglia, come sapete, sono 3, tra parentesi 4, perché c'è 0, 10, 20, 20 è la più usata, poi c'è la misura 6, che sono quelli giganteschi,
ne avessi uno da mostrarvi qua, non ce l'ho, ma sì, ce l'ho. Ce l'ho, ma presto farò un video apposta su questo mega biscottone. Eccolo qui. Questa è la solita misura 0 e questo è il 6. Come vedete, è una cosa gigante nella mia mano. Adesso non so se si vede. Eccolo qua. Comunque, questa è apposita per, cioè agli scattini per, nel suo castelletto per 0, 10, 20. Dopo, sprofondando diversamente, togliendo la regolazione, potremo usare anche i 6, ma questo ne parleremo in un video apposito. E lo mettiamo qua. Io, come vi dicevo, di questa ho un'esperienza pluriennale, questa stessa non è nuova, come vedete, mi è stata prestata da un'azienda. Io ho un'esperienza con questo, non di un esemplare, ma di ben due e per vari anni in diverse situazioni lavorative. Quindi vi do un feedback relativo a un utilizzo prolungato. E questi penso che alla fine siano i video più utili di tutti, quelli relativi ad attrezzi che io ho usato per anni e che vi porto dicendovi quello che va e quello che non va dopo anni di utilizzo. Dopo, fermo restando che saranno anche utili i video che faccio quando mi prestano le attrezzature per 15 giorni, perché comunque io in 15 giorni le spremo, ma senz'altro è più utile quello in cui vi parlo dopo aver usato per 10 anni, per esempio, piuttosto che per 3 anni, un'attrezzatura. Allora, cosa vi arriva in dotazione insieme alla macchina? Vi arriva il sacchetto che va a convogliare tutte le schifezze, vi arriva questo spessore aggiuntivo che metterete qua, e ve lo faccio vedere quando lavorate a 45 gradi, altrimenti andate fuori dall'altra parte. Com'era? Così, sì, è che non lo uso tantissimo. Eccolo qui, eccolo qua. Se non lo mettete, lavorando alla misura minima, il disco fuoriesce dall'altra parte. Adesso lo tiro fuori perché non ci serve adesso. E qua, fatto anche bene. Abbiamo in dotazione anche questa. Questa è la guida quando andiamo a lavorare su spessori più importanti. Quindi, vedete che qui avete questa parte, adesso si vede, zigrinata, eccola quella lì, lì si va, aspetta, ecco, mi appoggio, anzi la valigia che è sempre problematica come tutte le valigette Makita. Dopo un giorno vi farò il video su come risolvere questo problema. Stavamo dicendo, questo si va ad infilare qua così e dopo va accompagnato giù. Ecco, lo accompagnerete con questa mano di qua, perché se volete girare solo questo e pretendere che vada su e giù agevolmente, vi sbagliate, lo accompagnate con questa mano, quindi così vedi che sta scendendo ed è al minimo, lo giriamo al contrario e lo facciamo salire. E qui è l'unico problemino di questa macchina che vi segnalo, la poca fluidità di questa guida aggiuntiva. Anche se mettete il WD-40 o l'olio o quello che volete, questa, se appena appena entrate non drittissimi, non riuscite più ad andare né avanti né indietro. Okay? Quindi dopo un po' ci si fa la mano, ma questa è l'unica mezza difficoltà che può avere. Dopo si può usare, non è che è un problema per cui vi arrendete e dite no, basta, non la uso. Dopo un po' ci fate un po' la mano, capite che dovete entrare perfetti e così via. Però ecco, bisogna farci appunto la mano. Questi sono gli unici dolori, tra virgolette. Tutto il resto sono gioie. Metto qua, anzi ve la mostro meglio, perché forse non ve l'ho mostrata abbastanza bene. Questo vi indica il centro come sempre, i due limiti del biscotto, la rotellina per andare su e giù e il blocco che ve la ferma a all'altezza che volete voi, in base allo spessore su cui state lavorando. Adesso lo metto via. Così. Bene. Prendiamo due di questi biscotti, perché fra un po'
Facciamo le nostre prove. Metto via anche questo. E attacco la spina, così lo sentiamo in funzione. Anzi, una cosa che non vi ho detto è il peso. Eccolo qui. Vediamo un po' quanto pesa. Vabbè, adesso col cavo penzoloni, quindi sapete che il mezzo etto in più o in meno può esserci. Sono 2 kg e 600 grammi. Un peso discreto. Ne ho viste di hobbistiche più leggere. Ma d'altro canto ne ho viste di professionali più pesanti, quindi va bene, dai. Allora, il problema dell'appoggio ve l'ho detto, non resta che farvela sentire accesa. Riguardo all'estetica, quello che non vi ho detto è che non ci sono parti gommate per ottenere un grip migliore. L'assemblaggio è fatto bene, le plastiche sono di buona qualità, come sempre ci ha abituato Makita, ma per il resto parti in gomma qua non ce ne sono e alla fine neanche ci servono. Bene, adesso io lo metto in questa posizione qui perché andiamo a fare un paio di scassi e dopo passiamo alle conclusioni, vi dico la mia, anzi, in parte ve l'ho anche detta, se non completamente, ma insomma. Allora, facciamo qua. Bene. Fuori. Lavorerò con la sinistra, anche se abitualmente lavoro con la destra, è solo per farvi vedere. Asola, perfetta. Il biscotto che ci entra facile ma senza vibrazioni. C'è anche da dire che questo non è il disco originale, è un disco che è stato comprato successivamente. L'originale è stato affilato un po' di volte, finché non c'era più niente da affilare ed è stato buttato via, no? Questo non è il disco nuovo. Comunque anche il disco che trovate in dotazione è di buona qualità. Eccolo qua, quello che succede a volte su certi modelli hobbistici è che il lamello, il biscotto, una volta dentro si muove, questo non si muove. Niente da fare, perfetto, perfetto. Okay. Adesso così è sprofondato troppo, però, bisogna toglierlo un po'. Va regolata un po' meglio, quindi non è un difetto della macchina, è che non è stata regolata bene, ma tramite questa vite provvederete a regolarla a dovere. Che dire, facciamo un'altra asola qui, tanto per farvi vedere. E là. Non sono abituato a spingere con la sinistra, ma di solito con la destra. Ma adesso, eccolo qui. Perfetto. Io non saprei cos'altro fare per farvela vedere, ma insomma, faccio un'altra asola, poi basta, perché non ha un utilizzo talmente ampio da poter passare mezz'ora qua a fare le prove. Questa deve fare asole e basta. Su altre attrezzature come le circolari, come i pialetti, la provo su vari materiali qua. Non si può, cioè si può, ma vi annoiereste. Quindi ne facciamo un'ultima. Ok, fuori qua così. Ecco, questa volta sono andato controvena. Qua sono andato lateralmente alla vena e anche qua sono andato controvena. Passiamo a concludere il nostro discorso relativo a questa ottima. Ottima lamellatrice della Makita modello PJ7000. Io il modello lo promuovo 100%, avendoci lavorato per tanti anni, tolto quel piccolo dettaglio che bisogna un po' abituarsi a far entrare dritta l'appoggio
peli e lavori con spessori diversi, e con questa, ecco, tolta quella piccola virgola, quella piccola parentesi relativa a questa, io direi che la macchina è veramente valida, duratura, ha la potenza necessaria per sprofondare tranquillamente anche sui legni più duri, l'ho provato ovviamente su rovere, frassino, oltre che sull'MDF, sul trucciolare, sulle conifere, l'ho provata su tutto, l'ho provata, ci ho lavorato per anni su qualunque materiale, va molto bene, va decisamente bene, ha un costo accettabile perché stavo guardando questi giorni prima di fare il video così per prepararmi un po' quanto costa, ho visto che la si trova sui 305-315. Insomma, poco oltre i 300 ed è un prezzo che sicuramente li vale, sicuramente li vale. E questo prezzo la rende accessibile facilmente non solo al professionista, ma quasi un qualcosa che con un po' di sacrificio anche l'hobbista può permettersi. L'hobbista stufo di certi attrezzi hobbistici, stufo di certi attrezzi hobbistici che fanno le vibrazioni, che non vanno dentro con facilità, che hanno giochi di potere, no? Giochi che intollerabili. Questa è professionale a tutti gli effetti. Quindi, se tu professionista lavori con questa, stai a posto. Dopo vuoi fare il principessino e ti compri il lamello classico. E io non dico niente perché è una super macchina. Ma con questo tu puoi lavorare, con questo ti porti la pagnotta a casa, va già benissimo. Quindi, a chi la consiglio? Sia al professionista che all'hobbista. Tu hobbista che non hai mai usato questo tipo di macchine, vuoi iniziare con quelle macchine che trovi al brico, che trovi al discount, fai, ma tanto dopo non ti vanno bene, non ti vanno bene, dopo non sei contento, fai un sacrificio, ascoltami me, fai un sacrificio e comprati questa direttamente. Non serve che ti compri, nel tuo caso, il lamello classic che costa 700 euro, con questa stai a posto, aspetta qualche mese piuttosto, ma comprati questa. Dopo fai come vuoi, tanto fai sempre come vuoi. Pro e contro. Il pro è, secondo me, il prezzo è medio basso. Secondo me ti stanno dando qualcosa in più dei soldi che ti stanno chiedendo. Il contro, come vi dicevo prima, un po' di difficoltà nello scorrimento, specialmente all'inizio della guida che abbiamo detto prima. Quindi non mi resta che mostrarvela meglio. Dirvi che per me è assolutamente promossa. Ok? Il mio punto di vista da mobiliere, da ormai purtroppo decenni, è che questa macchina è assolutamente promossa, stabile, senza vibrazioni e va bene. Non mi perderò in ulteriori parole. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video e vi rimando alla prossima recensione. Ok? Grazie. Ciao, ciao, ciao.